Io sono Max di Berro Fronzo, benvenuti in una nuova puntata dedicata ad Hearthstone per la serie dedicata alle risse. Questa settimana c'è una rissa abbastanza figa che dice che quei fastidiosi mostri di Duttor hanno trasformato tutte le tue carte in giocattoli. Ora tutti i tuoi servitori sono 1-1 e costano 1 mana. Ovviamente la solita bustina è il premio di questa settimana. Allora, dato che ci sono le cose che costano 1 e che fanno 1 e 1-1-1-1, la roba figa qual è? È riempirsi il cazzo di mazzo, il mazzo del cazzo, il cazzo di Marte e il mazzo di carte, con delle cose che facciano dei danni piccolini. Perché in questo modo si può fare parecchia pulizia di tutto quanto quello che c'è, quindi per esempio tipo sparando esplosioni arcane, missili arcani e tutto quanto quello che è arcano, perché è bello. E oltre a questo, naturalmente ci potrebbero servire carte come la novizia occultista, perché fanno costare uno di meno le magie, potrebbero servirci vari tipi di counterspell, magie varie eccetera eccetera. Duplicatore di magie, tutto quanto quello che fa spell damage per aiutarci a fare missili arcani che facciano 16 milioni di danni, il Maligos che così diventa un combo che termina con Maligos e 12.000 danni, e con la sua efficacia moltiplicata dal fatto che abbiamo, come cazzo si dice, tutte quante le creature che costano 1 e cose di questo tipo qua. Quindi per cui adesso io mi faccio tutto quanto il cazzo di mazzo, il mazzo di carte, e ci risentiamo appena l'ho finito, basicamente. Ok, e this is it. Ci sarebbe stata tantissima anche quella leggendaria del mago che permette di, quando crepa, di mettere, com'è che si chiamava, il Ronin qualcosa? Creazione? Eccolo qua, che è quello là che quando tu lo, quando muore, mette nella tua mano 3 missili arcani per tipo continuare ancora di più la combo. Però non avevo voglia di craftarmi una leggendaria solamente per una rissa. Allora, missili arcani per fare pulizia di tutto quanto quello che è piccolino, esattamente come esplosione arcana. Tutto quanto il mazzo si permea sul fatto che, dato che le carte sono piccine, allora tanto vale che possano avere un grosso effetto Battlecry. Molto spesso si tratta di pescare e basta, proprio fatto tipo pesca di tutto quanto quello che c'è, pesca una carta, perché se le cose costano 1 e muoiono spesso, è evidente che la tua mano praticamente va a esaurirsi molto presto. Allora in teoria una persona potrebbe anche aver detto, boh, mi metto nella mano degli intelletto arcano in maniera tale che mi posso pescare carte, però costa 3 e mi dà 2 carte in mano, quindi praticamente io il turno 3 potrei avere 2 carte in più ma niente sul campo. Mentre invece carte come il drago di Zaffiro, oltre a essere sinergiche con il fatto che vogliamo vincere praticamente di combo, dà anche il fatto di usare grido di battaglia e di vincere con questa, come si chiama, dà anche il fatto di pescare. Quindi una volta che io lo gioco, sì, è una 1-1 che costa 1, ma in più mi ha anche fatto pescare. Quindi carino. Quindi in pratica il mazzo si compone di questo, l'ingegnere novizia ci fa pescare, la novizia occultista ci fa costare di meno le spell, il blocco di ghiaccio ci serve per non morire da tutti quanti gli altri che hanno avuto la stessa idea di vincere in un turno con tutte quante le varie cose. Bran Barzelletta riesce a farci triggerare 2 volte i gridi di battaglia, che ce ne sono veramente tantissimi. Oracolo Luce Fredda, chi se ne frega se lui pesca più di noi, considerato che noi peschiamo e poi vinciamo lo stesso turno. Gnomish Inventor stessa cosa, si pesca. Cura Bot Antico proprio per fixare, perché avevo un grado di battaglia forte. E in come cazzo si dice, in combinazione con Bronze ci si cura di 16. Drago di Zaffiro già spiegato. Evocatore Etereo, quando abbiamo la mano vuota, ci dà spell gratis. Senza Volto Mutante, se io lo butto che ho già Maligos giù, ho 10 danni magici anziché uno solo. Se ne posso avere 2, così magari ce ne sono più 15, e un missile arcano fa 18 danni anziché 3. Taurisan mi fa costare anziché le cose 1, 0. Barone Geddon fa pulizia del campo perché tutti quanti sono degli 1-1. Cro-Magnus mi dà la possibilità di non rimanere senza carte. Ragnaros è figo perché una 1-1 però farà 8 danni, quindi se quell'altro ha campo vuoto potrei vincere solamente di questo. Alexstrasza diminuisce le possibilità dell'avversario di sopravvivere. Maligos è il centro di tutta quanta la combo. Nefarian ci dà la possibilità di nuovo di non avere la mano vuota. E Izera, perché Izera? Perché quando non sai che cazzo fare è sempre meglio avere Izera. Proviamo a vedere se io riesco a giocare questo mazzo, che so come si gioca solamente in teoria, l'ho visto giocare ma non lo so giocare, quindi probabilmente farò qualche tipo di misplay completamente a cazzo e voi potrete riderne, perché questo è il concetto di questo tipo di serie, insomma.
Servono un paio di giorni per ripulire la fine di una lista. Se non è disponibile, prova prossimamente. Perché ovviamente c'hanno anche il... Insomma, avete capito. Jaina contro Jaina. Stiamo sfidando un certo Gareth. Non vedo l'ora. Questo è buono, questo è anche, e questo anche in pratica. Quindi per cui io direi addirittura di tenere tutto qua. Forse questo no, perché non abbiamo ancora il campo pieno. Toh, va bene così, dai. Buongiorno, innanzitutto, salve. Mettiamo questo qua come abbocchino. Che tanto non penso che lo distruggerà adesso, ma magari dopo pesco una carta. Ah, missili arcani. Sperando che questo coglione non giochi Ronin, perché altrimenti è brutta la cosa. Facciamo così. Direi potremmo fare questo, che però è bello contro incantesimo, cioè counterspell, va bene così. Quando pesco una carta, facciamo così. Lui ha già sprecato missili arcani, quindi in linea teorica potrebbe non averne un altro. Se usa il potere eroe, lo spreca e usa tutto quanto il turno solo per questo. Quindi va benissimo così. Noi arriviamo esattamente come all'inizio, quindi direi che peschiamo una carta, ma subito dopo utilizzeremo Ragnaros, molto probabilmente. Questo non ci serve, questo sì. E che il fuoco vi purifichi. E lui ne ha 1-1 che fa 8 danni, e quindi è molto divertente vedere questo qua che si scarta bella la faccia. Ragnaros è forte. In questo formato almeno. Infatti lui deve sprecare 2 mana solamente per eliminare questo. E non può fare niente. Benissimo, facci pescare, voglio pescare. Questo ci servirà per dopo, questo ci servirà per adesso, quindi io potrei fare una cosa del genere. E dopodiché picchiare in faccia, perché quell'altro sta correndoci dietro anziché aspettare il contrario. Figo però sta cosa. Forse non dovevo iniziare a giocare Ragnaros, ma non c'era niente. Ok, lui fa cose. Ah, gli abbiamo counterspellato una cosa che avrebbe potuto disfarci l'intera board, e siamo molto felici di questo. E lui deve per forza utilizzare, credo, il potere eroe per eliminarci questa 1-1, che è la cosa più pericolosa. Attenzione, dardo di gelo addirittura, forte. Dunque, abbiamo bisogno di pescare, ma non so bene come si fa. Potremmo tipo spaccargli tutto quanto in faccia. Andare in faccia non ha senso utilizzare questi ultimi due cosi, perché tanto non abbiamo ancora i pezzi della combo, quindi va bene così. Purtroppo abbiamo sprecato un'esplosione arcana, ma piuttosto che perdere quel poco di board che abbiamo. Ecco cosa servono i peschini, vedete? Perché noi adesso abbiamo la mano vuota praticamente, o comunque di cose assolutamente ridondanti, e invece abbiamo bisogno di... Cosa giochi? Cosa giochi? Cazzo, lui ha fatto potere eroe passo, capite? Ok, peschiamo. Questo è ottimo, però non abbiamo ancora Marigos. Questo lo possiamo utilizzare adesso perché sì. Questo qua lo possiamo mandare in faccia. Finito. E aspettiamo Maligos per vincere con senza volto mutante e 5-13 danni, che non sono male. Lui utilizza Internet Arcano, ma ha la mano piena e 3 carte, capito? Va bene. E ci sega questo. Va benissimo. Forte. Peccato che lui non abbia la board piena, quindi sarebbe una cosa abbastanza brutta, però ci avvicina all'obiettivo finale. Chi lo sa che cosa potremmo fare, ragazzi? Voi cosa mi consigliate? Boh, sti cazzi. Questo qua è veramente debole, perché avrei voluto avere la sua board completamente piena per resettargliela in un turno solo. Però dammi una missione. Ok. Ah, basta così? No, dai, dovrei giocare qualche altra cosa. Se lui riesce a farsi diventare questo avventuriero risoluto una cosa gigantesca, noi gli mettiamo il senza volto mutante. Attenzione, prova a spaccarci con la palla di fuoco. Noi stiamo cercando Marigos in pratica. Buongiorno signorina. Forte, però adesso non ci serve perché maledizione, lo curiamo. Avremmo dovuto averlo prima, questa cosa qua.
Possiamo fare così. Possiamo fare... Non possiamo tipo eliminare tutti quanti i cosi, quindi possiamo direi fare questa cosa qua e passare. Non possiamo tipo eliminarci tutti quanti gli sparecchini. Metti che lui mette 12. Ecco, questi qua adesso moriranno tutti quanti da esplosione arcana. Anche l'arcimago Antonidas morirà da esplosione arcana. Anche noi moriremo da esplosione arcana. Vuoi far saltare in aria qualcosa? E finisce col pescare due carte. Sì, a noi arrivano, cos'è, 7 danni in faccia, ma niente di particolare. Allora, questo è buono. Questo anche. Con calma, eh. Allora, l'esplosione ci serve per resettare tutto. Prima facciamo questo, così perde proprio tutto quanto. Questo noi lo vogliamo clonare, quindi diciamo che facciamo una cosa del genere. Questo qua è bello perché tutto quanto va a zero. Questo è bello perché muore tutto quanto quello che c'è dall'altra parte. Lui adesso dovrà per forza spaccarci questa cosa qua, ma non è un problema. E facciamo fine turno. Noi abbiamo comunque già il blocco di ghiaccio, che anche se riesce a farci danni, sopravviviamo. Lui deve sparecchiare una board forte, noi possiamo giocare all'extraza 0. Lui fa metamorfosi, non è un problema. Fa un'altra esplosione arcana. Peschiamo, cominciamo a essere in difficoltà con sta cosa che non so come rimuovere assolutamente. Stiamo pescando all'interno di tutto quanto il nostro cazzo di... Ma eccolo Maligos, finalmente. Porto la vita e la speranza. E fine del turno. Dovrebbe aver finito gli sparecchini di massa. Sì, ok, ci viene addosso con 10 danni e poi... E noi non perdiamo perché abbiamo il segreto che ci protegge. Ciao, ciao, ciao. Questo non è un problema. Per il resto potrebbe esserlo. Io non ho più la possibilità di pescare. Vaffanculo, abbiamo perso purtroppo, mi sa. E vabbè, questo era, insomma. Peccato, abbiamo pescato male o forse non abbiamo sfruttato bene tutte quante le nostre risorse. E basta, facciamogli sapere che il nostro intento era quello di bruciargli tutti quanti i danni possibili e immaginabili. Purtroppo abbiamo anche questa cosa che si... come si chiama? Diventa una cosa gigantesca con il tempo e basta, complimenti a lui. Hai vinto stavolta. Signori, questa qua era la rissa di questa settimana. Io spero comunque che questo video vi abbia divertito e vi sia piaciuto, anche per farvi capire un attimino quale sarebbe dovuto essere il... come si chiama? Il concetto di questo deck, che purtroppo è stato ucciso perché il suo era più forte, forse perché noi abbiamo pescato barra giocato male. Vi invito a lasciare un mi piace sotto a questo video. Mi scuso se non ho fatto questa volta il best comment ever, però non mi andava di ritornare a 12 milioni di video fa perché non sapevo che cosa cacchio fare. Vi ringrazio della partecipazione e ci risentiamo la prossima settimana con questo video. Considerato che non altro è rimasto da dire, da Max dei Barro Fronzo, adios a todos.